Diciamolo pure chiaramente, musica così bella, orecchiabile e ballabile non la faranno più. Naturalmente stiamo parlando della musica degli anni 70, sì, perché dal punto di vista musicale ciò che è nato in quegli anni, oltre a resistere al tempo, ha segnato una svolta, un cambiamento generazionale. Se si parla di musica di oltreoceano viene subito in mente la black music e i giganti della Motown Records, James Brown, Barry White, Earth, Wind & Fire. Ma quelli sono stati anche gli anni dei mega concerti, Woodstock, Central Park, Isola di Wight. E non era solo la soul music a menare le danze, anche il rock è stato protagonista. Qualche nome: Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis. Anche i grandi cambiamenti e i grandi movimenti giovanili hanno segnato quegli anni, come quelli che sono passati alla storia come i figli dei fiori. Per chi li ha vissuti, per chi li ha solo sentiti nominare e per chi li ama ancora, questo fine settimana a Fano sarà tutto per loro. Si invade Lido e Arzilla. Teniamo in considerazione che questo evento nacque circa 7-8 anni fa allo Chalet del Mar. Poi piano piano abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le attività. L'anno scorso ci eravamo promessi appunto di coinvolgere oltre appunto all'Arzilla, la storica Arzilla, anche il Lido. Ce l'abbiamo fatta, una grande risposta, ma veramente forte, da parte di tutte le attività del Lido. Come vedete, in questi giorni saranno tutte super addobbate, stile hippie. E grazie a tutti quelli che hanno aderito. Il prossimo anno ci sarà la sorpresa, perché sicuramente l'evento crescerà a livello sproporzionato, sicuro. Per intanto quest'anno musica, cibo, feste, tutto in tema anni 70. Esattamente, quest'anno tutto rigorosamente stile anni 70, i ristoranti proporranno un menù tipici dell'epoca, bar preparano dei cocktail a base di fiori commestibili, eccetera eccetera. Il grosso sarà probabilmente durante il sabato, dove ci saranno concerti, musiche e spettacoli. Abbiamo un ricchissimo programma, qui lo vedete con questo bellissimo pieghevole, dove diciamo che hanno aderito quasi tutti, diciamo, i locali del nostro Lido e Arzilla. In particolare ci sono appunto il Baretto, dove il venerdì e sabato faranno delle bellissime iniziative, il Beach Bar qui del Lido, il Mocambo, dove siamo qui ospiti questa mattina, il White Bar, il Green Bar, il Bonbon, il For All, non dimentichiamo il Docks 27, il Lido 23, con la collaborazione poi appunto dei bagni Caffè Arzilla, anche il Lungomare Brozzi. Diciamo che un appuntamento a cui ci tengo molto è quello del, non soltanto perché insomma è un locale che un po' ci appartiene, ma come affetti, ma al Chalet del Mare il 23 appunto sabato ci sarà la mia band di Carta Carbone, che suoneranno solo esclusivamente musiche anni 70 in tema, e balleremo tutti scatenati, quindi partecipiamo numerosi ragazzi, perché ci saranno un sacco di iniziative.